Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite, capitolo 5, prima settimana, siamo al terzo giorno di questa nuova stagione, di questo nuovo capitolo e se dovete livellare questo è il video che fa per voi. Ma prima di cominciare con il video delle mappe creative di oggi, vi ricordo il contest dedicato a Batman. Zero corazzato, se volete partecipare lasciate il like al video di questa mattina e se raggiungiamo i 100 like e 2000 iscritti al canale sceglierò chi avrà commentato Batman nei commenti e riceverà in regalo questa skin davvero davvero niente male dedicata al mondo della DC. Dunque amici, ora andiamo avanti con il video di oggi con mappa creativa codice 29 72 6035 1669 Green Pit FFA, è una mappa creativa molto interessante che vi farà fare tantissimi punti esperienza. Startatela in modalità partita privata e seguite tutti i passaggi se volete guadagnare punti esperienza e livellare questo pass battaglia per arrivare al livello 100 il prima possibile e sbloccare tutti gli oggetti. Dunque, una volta startata la mappa, dobbiamo andare a destra, qui dove ci sono tutti gli shotgun, e qua dietro al pannello verde e nero, qui dobbiamo fare l'emote che ci porterà all'interno della secret room. Quindi fatelo vicino. Ok, una volta entrati dobbiamo attendere i canonici 900 secondi e poi inserire il codice su questo pannello. Quindi ora qua a sinistra inseriamo il primo codice che è il 2, al centro mettiamo il numero 8, quindi 28, e a destra il numero 5, quindi 285, e poi dobbiamo cliccare sul tasto qua a destra conferma 285 e poi conferma e start FK che è qua in basso a sinistra. Recuperiamo il rampino e il cecchino e poi dobbiamo fare un emote dietro al tasto exit, quindi qua dietro facciamo un emote e poi andiamo nell'angolino qua a sinistra e entriamo nella secret area. Una volta entrati nella secret area dobbiamo shottare le due guardie, una a destra e una a sinistra, che ci faranno guadagnare tantissimi punti esperienza. La prima, e qua abbiamo la nostra seconda guardia. E ora guardate i punti esperienza come cominciano a salire, siamo già a 20k, 30, 40, saliamo sulla torre e qui dove c'è il cristallo c'è il tasto Secret FKXP, una volta cliccato ci darà altri punti esperienza. Scendiamo giù dalla torre e nella finestra che c'è di questa costruzione, questa qua a destra, c'è un altro tasto Secret FKXP. Lo clicchiamo, andiamo qua a destra, andiamo dietro la struttura e qui dove ci sono le canne da pesca c'è l'altro corallo, c'è un altro Secret FKXP. Una volta cliccato anche questo ci darà qualche punto esperienza in più. Ora andiamo nell'angolo di sinistra, entriamo nella Secret Room e qua dovremo cliccare su tutti i tasti XP dal blu, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e qui entreremo nella Bouncer Room e qui capteremo i nostri punti esperienza. Prendete tutte le bouncer che vi daranno più punti esperienza. Dovremmo arrivare intorno agli 85k per ogni run. Quindi per questo video è tutto, io vi ringrazio per aver visto il video, noi ci vediamo domani mattina con tutte le novità, con le mappe creative e vi
Vi auguro una buona giornata, buon Dio a tutti e vi ricordo che se volete supportarmi lasciate un like al video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, condividete il video con i vostri amici e se shoppate usate il codice creatore ilgianyt, tutto attaccato, e verrete ripostati se mi taggerete su Instagram e menzionati con un ringraziamento speciale nei prossimi video. Io vi ringrazio, noi ci vediamo domani, buon Dio a tutti, ciao!